arrosto girato, fritto toscano e qua la rostinciana con la N. Amici di Bracciami, ancora oggi andiamo alla conoscenza di tre piatti carnivori toscani di cui non si chiacchiera mai troppo, ok? E sono tre piatti che noi siamo riusciti ad avere grazie a Maria, che è la titolare della macelleria Braceria Giaccherini. Allora, noi siamo a Terranuova Bracciolini, giusto? Bracciolini. Sì, siamo in provincia d'Arezzo. Siamo in Valdarno. Questa è una macelleria griglieria, sì, strepitosa, sì, molto bella, che propone ai suoi clienti tre tipi di carne molto molto interessanti e singolari. Allora Mari, io partirei dal suo spiedo. Certo. Che non è lo spiedo bresciano, no, che non è lo spiedo trevigiano, è lo spiedo toscano. Toscano. Qui, allora, qui praticamente questa è smontato. Certo, e questo è montato. Dice un po' quali sono, allora, gli ingredienti. Qui c'è una serie di carne dove, sì, noi usiamo del pollo. Ah, partiamo da qua. Estremamente nostrale. Questo che è? Allora, qui abbiamo un pezzo di agnello. Agnello, buono. Agnello. Abbiamo il maiale. Sì. Abbiamo la salsiccia, sempre fatta da, sì, noi, nostra produzione. Sì. Abbiamo il locio, la nana. Sì. Un pezzo di maiale, questa è la pancetta. Ok. Coniglio, e viene poi abbinato ogni tanto un pezzettino di carne diversa, un pezzo di pollo, di coniglio, un maiale. Qui c'è un pezzo di pane. Io mi immagino. Qui c'è il pezzo di pane. Il pane è quello casalingo, non è un pane così. Viene fatto in montagna, nella nostra montagna. Quindi sto pane si beve del sapore di questo e di questa. Madonna, pensa che può essere una cosa. Quando cuoce si inzuppa tutto, prende tutti i sapori della carne accanto, è strepitoso. Bene, allora, questo non ho capito però che è questo qui, Com'è? La nana. La nana. Ok, che sarebbe, sì, la nana. Che la nana viene fatta anche in porchetta, a pezzo intero, condita con tutto l'arrosto, okay, prendo il suo sapore. Perfetto, benissimo, ecco qua, smontato, montato. Sì, vedi, anche questo qui è un pezzo di nana. Faccio vedere la nana, va. Vedi? Wow, eccolo qua, vedi? Perfetto, sì, è lui. Bene, bene. Allora, lo spiedo lo dobbiamo montare. Lo dobbiamo ci montare, pensi te? Lo cuociamo, sì, subito. Mettiamo, quanto ci vuole per cuocerlo, sto bestione? Questo più o meno 3 ore. 3 ore, eh? Sì. Bene, vabbè, tanto noi abbiamo un sacco di tempo. Ah, mappa che spiedo che c'hai, Marie, bellissimo. No, anzi, sta. Ti posso fare i complimenti? Per fare queste lavorazioni ci vuole sempre un'attrezzatura importante. Ecco qua. Olè, vai. Olè. Allora, adesso lo facciamo partire. Lo facciamo partire. Signori, questo è lo spettacolo. Che meraviglia, ragazzi. Bello, Una poesia, Maria, dove andiamo adesso? Sulla rostinciana o sul fritto toscano? Allora, andiamo sulla rostinciana. Allora, faccela vedere. Che abbiamo preparato. Allora, innanzitutto parliamo delle costole del maiale. Queste sono le costole del maiale, che viene staccato dalla pancetta. Quello che gli americani chiamano ribs. Le ribs, sì, no? Ognuno ha i suoi nomi. Esatto. Sì, c'è chi le chiama costine, ognuno ha i suoi nomi. Voi in Toscana fate la rostinciana, che però è tutto il pezzo. Perché questa, sì, è molto grande, no? Molto, sì, lunga. Sì, okay, sì, bellissimo. Questa è molto lunga. Quindi a questo punto qui, per poterla cuocere, noi abbiamo preparato del sale con un battuto di salvia, rosmarino e un po' d'aglio. Buonissimo, ok. E praticamente io ho visto che in alcune parti della Toscana nei cartelli di macelleria c'è scritto rosticciana con 2 C. Invece in altre parti rostinciana con la... Ho studiato, sì, e ho visto che si può dire in entrambi i modi. Sì. Quindi questa la arricchite con questo... Sì, questo qua per insaporirla. Lo potremmo chiamare il profumo della Valdarno, giusto? Ah, sì. Questo, anche questo lo facciamo da noi. Quindi. Lo metti così a secco, non la bagni con l'olio, no, lo fai direttamente così. No, anche perché poi la rostinciana l'olio lo fa da sé, bella, perché grassa, è un po' grassina, quindi tira fuori l'olio. Quindi a questo punto, quando è tutta insaporita così, possiamo metterla al fuoco. Allora, una cosa, una considerazione la devo fare. Allora, gli americani con queste costolette le fanno in tutti i modi, ci mettono la semina, le barbecue. Queste sono, cioè, non è che noi siamo deficienti, che li facciamo solo con pochi autori. No. Tendenzialmente la nostra cultura ci porta. La carne, quando è buona di suo, non, esatto, ha bisogno di essere coperta con tanti altri sapori. Senza nulla togliere agli amanti delle ribs con l'American style, ma non è che siamo deficienti noi altri, no, che ci mettiamo solo un pizzico di sale e qualche odore. No, si può mangiare in entrambi, sì, i modi. Sì, bene, modi. Bene, questo ci teneva a dirlo. In Toscana si mangia così. Questa schiaffa pure, quella sua. Questa qua ce la mettiamo anche questa a cuocere.
Non è che vanno a sbattere, vediamo, controlliamo, il bello della diretta, vediamo se vanno a sbattere. Ah, Maria. Ma hai visto nel frattempo il nostro spiedo ha cominciato comincia a sudare? Comincia con il calore, certo. Vediamo un po'. Lo accarezza. Accarezza. Lo accarezza gentilmente. Passa, gli dà. Meraviglioso. Cottura, quant'è? Non è tanto una mezz'oretta. Ok. Una mezz'oretta perfetto. Più o meno di cottura alla rosticciana. No, con la brace sotto abbastanza viva, ora ce ne metteremo dell'altra. Ok, può andare così? Marie, che sì. Dici? Sì, sì. Rosticciana sta là, lo spiedo sta là, lo spiedo toscano, l'arrosto girato, come lo chiamate voi. Certo. E questo è il fritto toscano, cioè noi lo vediamo crudo, ora lo friggiamo. Certo. Che carni ci stanno? Allora, partiamo qui noi da qua. Abbiamo messo l'agnello, sempre agnello. Delle costolette d'agnello. Il cervello, che non tutti usano. Il cervello di chi? Il cervello sempre del vitello. Ok, perfetto. Sì. Questo è il filetto del maiale. Benissimo. Il coniglio. Il coniglio, questi sono i reni, immagino. Sì, questi sono i reni, okay. La parte dei reni, questa è la parte del lombino. Bene. E qui abbiamo il piccione. Queste sono le parti del piccione. Perfetto. Allora, questo piatto a me dà un assist meraviglioso, per dire che parti considerate diciamo di scarto invece vanno e si devono consumare, si devono mangiare, certo. E sono pure buone, possiamo molto dire. Buone tipo il cervello e tipo questa parte del coniglio che io voglio assaggiare. Sì, come che il cervello è una parte che viene quasi dimenticata. Allora, in questa procedura che è un pochino diciamo la più veloce, la facciamo sì. Subito mentre i nostri quelli loro cuociono, ci dà una sì. Mano Marco, certo. Diciamo il tuo chef sì. In cucina. Marco, allora facci vedere un po' la procedura di questo fritto certo. Toscano. Guarda, allora che fai? Dimmi un po'. Intanto si mette allora, nell'uovo, bene, come tu il più classico dei fritti. Sì. Farina. Olè. E pan grattato. Benissimo. È facile, no? Questo ragazzi. Ma questo è un modo pure intelligente per consumare certi tipi di carne sì, che altrimenti andrebbero sì, sprecati, sì. No? E no, poi... ma è un messaggio importante questo che dobbiamo mandare, perché non si può mangiare solo eternamente no. Il lombo di un animale. No, no, no. Ci sono anche altre parti. Io vi volevo fare i complimenti per questa proposta che fate. Cucina circolare. Bravissimo. E poi il fritto è sempre buono. Come dicono qua in Toscana, fritto è buona anche una ciabatta. Beh sì, però siccome questa non è ciabatta, insomma, è carne buona, insomma. Questo è cervello. Il cervello, sì. Solo farina. Cervello solo farina? Solo farina. Bene. Passa, e vai. Allora, scusami, che olio usi? Questo è arachide. Che se non sbaglio è quello col punto di fumo più alto. Bravissimo. Bene. Quindi è quello più adatto alla cottura. Io mi sono sempre chiesto, ma c'è un trucco per capire quando è pronto un alimento fritto? Ma guarda... Cioè, che non è che puoi mettere il termometro? No, ma assolutamente no, prima di tutto si guarda il colore. Colore? Un colore nocciola indica già una buona cottura. Bene. Poi sai, l'esperienza. C'è l'esperienza. E il taglio delle carni. E il taglio. Ovviamente quando c'è il osso ci vuole un tempo. Quando non c'è osso... come la fettina si colore certo. Taglio della carne e esperienza certo, guarda, benissimo la fettina è già nocciola si può togliere vai perché... allora Marco e Maria venite qua sì. Ci metti un po' di sale certo. La frittura è andata buona tu me lo componi carino certo. Carino come lo fai certo. Certo guarda il cervellino allora il cervello lo metti là si mette subito qua bene e infine questo lo riconosco è il coniglio il nostro coniglio con il suo pallino bene eccolo qua. Questo è come voi presentate il fritto toscano certo a sto punto ragazzi io non mi mangio lo il cervello lo devi fare a parte che cuoce infatti brucia ha un sapore diverso dalle altre carni che solitamente mangiamo. Infatti. Bravi. Io continuo a ribadire che chi fa queste proposte va raccontato, va sì. Posso dire pubblicizzato. Sì. Non devono fine... andare a sparire, per esempio. Certo. No, ragazzi, dell'animale che noi sacrifichiamo, ci dobbiamo mangiare tutto nel rispetto dell'animale stesso. Certo. Questa certo. È la mia massima, sì. Che io certo. Dico in continuazione. Ah, perfetto, manca a farla apposta. Allora, a questo punto la rosticciana dovrebbe essere... L'occhio esperto di Maria ha decretato che la rosticciana
è cotta. Bene. A questo punto facciamo un incontro ravvicinato, se ancora frigge. L'odore è convincente. Costoletta, costoletta. Cotta benissimo. Cotta bene. Ecco la rostinciana, quella che gli americani chiamano ribs, ma poi mette quante posso dire. Sì. Ma viva la rostinciana. Cotta la toscana. Sopra ai carboni. Buono, come hai detto sopra ai? Ai carboni. Bello, l'ho detto in toscano. Buonissima. Veramente buona. Adesso noi ci beviamo un bicchiere di vino. Aspettiamo quanto, un'altra oretta, che lo spiedo se si è finito di cuocere. Diciamo a buon punto e poi assaggiamo pure lo spiedo. Certo, va bene. Assaggeremo anche l'arrosto girato. Lo vai a prendere il vino? Vado io. Bene. Vai. Amari, ma tu quanti anni so che fai questo lavoro? Più o meno una trentina d'anni. Ti riesce bene, eh? Brava, brava. A quanto pare qui ci siamo, sì. L'arrosto sì, girato dovrebbe essere pronto. Sì. Guarda che meraviglia! Poi tocca smontarlo però! Ce la fai? Certo! Senti, se ce la fai diventi il mio supereroe preferito, eh! Niente, Batman, scansati proprio! Ma... Fantastico! Via, mettilo qua, faccelo vedere da vicino! Cioè ragazzi, guardate che questa è un'opera d'arte! A questo punto si sfila dallo spiedo. Scusa un attimo, prima che lo inizi a sfilare, ti volevo chiedere, nel Bresciano, nel nord Italia, sì, lo spiedo, quello originale, aveva un tempo anche gli uccelletti, no? Sì. Il tordo, sì, la guaia. Anche qui una volta. Anche qui una volta, ora non si può più fare. Non si può più fare, fuori assolutamente legge. Fuori okay. legge. E noi usiamo il nostro piccione, usiamo altri tipi di carne. Usiamo quello che c'è concesso. Quello che possiamo, sì. Che voglio fare? Lo sempre vogliamo... carni selezionate. Quello sì, guarda che meraviglia ragazzi. Allora tu lo smonti così e poi lo rimonti, vero? E poi lo rimontiamo. Lo rimontiamo. Abbiamo degli spiedi apposta dove verrà portato poi al tavolo. Bene. Sì. Ecco qua si appende lì. Qui viene appeso. Wow! Grazie Mar. Ah, ecco qua, il cliente arriva e se lo mangia. Sì. Che meraviglia, io però. Come infatti avevo te l'avevo lasciata. Ah, come ne mangi il pane. Prende tutti i sapori della carne. Che meraviglia. E lì diventa morbido. Che meraviglia. E questo? Questa è la codina della pancetta. Direi che... croccante. Direi che con la codina della pancetta dell'arrosto girato di Maria possiamo pure concludere sto video, no? Certo. Ma vada. Pare un cracker, pare, senti. Ora, amici di Piacere Ancora, io vi chiedo perdono se farò un po' di rumori, però ci tengo a farvi sentire la croccantezza di questa cotenna. Tu ridi perché sai. Ragazzi, qui bisogna fare. Primo applauso al maiale. Sì, okay. Sì. Il secondo che applauso. Cose buone. Il secondo applauso a Maria, che ti sei inventata sta cosa. Brava. Grazie. Amici, quello che dovevamo farvi vedere, ve l'abbiamo fatto vedere. Dove sta Maria? Lo trovate, ve l'abbiamo detto. A noi non resta che salutarvi e come al solito dirvi che la brace sia con voi, che ciao! Che la brace sia con voi! Oh, sta cotenna è la cosa dell'altro mondo. Si sente. Questo è risuscita i morti. Mamma mia! Se no dicono che tu non mangi mai. Com'è? È buona? Questa qual è? Questa è quella frullata poco. Buona. Assaggia un po' quella frullata a 100 giorni. Tanto gli basta niente. Dagliele... è meglio questa bene, perché non dite che Giacomo non mangia, eh?